Ehi la ciurma! Io sono Mazzutesse e questa è la mia recensione di Rise and Shine. Oggi mille ringraziamenti al team di Evolve PR e a Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team che hanno il merito di aver reso possibile la recensione. Rise and Shine si presenta come una vera e propria manifestazione d'affetto ai videogiochi, sia per quanto riguarda l'ambientazione e gli easter egg, che per differenti richiami, impliciti o meno. Il gioco incomincia quando Ryze viene scelto dalla pistola Shine nello scomodo compito di salvare il pianeta Game Earth da una terribile invasione dei brutali e super muscolosi abitanti del pianeta Next Gen. Nei panni di Ryze ci troveremo ad affrontare, livello dopo livello, nemici e puzzle per giungere ad un finale mozzafiato. Si tratta di uno sparatutto a scorrimento orizzontale, impreziosito con due tipologie di proiettili per tre modalità, che vanno a creare un mix di sei stili per affrontare nemici e boss, oltre ad alcuni puzzle. Se i nemici standard sono quasi sempre carne da macello, anche grazie ad un buon sistema di coperture che in alcuni casi ci salva la vita, i boss possono essere più difficili. A questo punto si rende doverosa una precisazione. I controlli da gamepad sono nettamente più difficili rispetto all'uso del mouse. Per aggiungere un po' di sfida, io ho scelto di giocarlo con un controller, ma in parecchi puzzle o boss si rende necessaria un'alta precisione, facendo sì che con il mouse sia facilmente superabile, risparmiandoci molta frustrazione. Parlando dei boss, essi sono ben studiati sia come moveset che come debolezze. Ricordano molto i boss di fine livello dei videogiochi di altri tempi, con un design davvero ben fatto. La stessa originalità si incontra nei nemici regolari, per cui non mi soffermo oltre. Torniamo invece a parlare dei puzzle ambientali di cui sono guarniti i livelli. Seppur ben creati, sono quasi sempre banale utilizzo di un particolare proiettile, senza grande inventiva, ma in un paio di situazioni si sono invece rivelati affatto intriganti e più difficili. L'ultimo elemento del gameplay, di cui voglio parlare, è purtroppo un punto a sfavore, seppur poco grave. Il gioco salva in automatico alla fine di ogni livello, tenendo comunque dei checkpoint di salvataggio nel mentre. Il problema è che tali salvataggi intermedi non valgono che come respawn durante la partita, ma non come punto in cui viene caricato il gioco all'avvio. Ciò implica che, se foste quasi alla fine del livello e doveste spegnere, vorrebbe dire rifare tutta la parte precedente. Non mi è sembrato troppo frustrante fino all'ultimo livello, dove più volte ho dovuto ricominciare per questo motivo, finché mi sono preso 3 ore libere ed ho tentato e ritentato fino a completarlo interamente. Per quanto riguarda il comparto grafico, c'è da restare sorpresi dall'abilità con cui il team ha costruito i livelli, con più layer di background enormi, disegnati a mano con gran cura del dettaglio. Tali layer scorrono con differenti parallasse, dando una splendida impressione dell'ambiente durante il movimento. Inoltre, gli intermezzi di trama sono stati gestiti a mo' di fumetto, con tavole di grande qualità, come certamente potete vedere voi stessi in questo momento. Tutto il comparto sonoro è buono, accompagnando il giocatore senza imporre la propria presenza, ma aumentando l'immersività, soprattutto nelle fasi di combattimento più frenetico. D'altronde è stato curato da Damian Sanchez, candidato ai Genie Goldfish Award, utilizzando anche veri strumenti ed un cantante d'opera. Non si tratterà del compositore più celebre e noto, ma per un indie è tanta tanta qualità. Rise and Shine ci accompagna per circa 6 o 7 ore, sia su Windows che Xbox One, ma consiglio vivamente la prima piattaforma per il discorso già fatto sul controller. Il prezzo base è di 15€, ma dato che sono in ritardo con la recensione, di sicuro l'avrete già incontrato a prezzi scontati anche al 50%. E così, anche per questa recensione è tutto. Io vi invito a lasciare un mi piace, commentare ed iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti!